Allora, benvenuti a tutte, grazie di essere qui, grazie di aver sfidato le intemperie e tutto il resto, grazie a Serenella e a tutto lo staff di ISPA per questa serata, per questa presentazione. Ho pensato invece di ubriacarvi subito con i concetti, le parole, tutte delle cose molto altisonanti, di farvi entrare nel processo in modo da poter entrare nel lavoro in una maniera esperienziale, cioè vi spiegherò quello che è il senso di questo percorso non attraverso delle parole ma attraverso una messa in scena, quindi una costellazione. Quindi quello che adesso vi chiedo è innanzitutto di scavallare le gambe, perché tenendo le gambe accavallate il vostro campo è inverso e quindi non ci siete. E poi vi chiedo di trovare la vostra posizione assolutamente più comoda, ma di portare tutta la vostra consapevolezza dentro al vostro cuore. Se avete bisogno vi prendete anche 5 secondi, fate un bel respiro ad occhi chiusi e portate tutta la vostra attenzione al cuore. Così facendo, quello che io sto per spiegarvi vi arriverà invece che passare attraverso la mente, attraverso proprio il sentire del cuore. Bene. Avete sentito come è già cambiata l'atmosfera? Come è molto più soft? Allora, voi siete davanti a una messa in scena, quindi a una costellazione. Questa candela, questo oggetto, rappresenta la sorgente. Anzi, questi due oggetti rappresentano la sorgente, rappresentano il luogo non luogo da cui tutto ha origine, la fonte. Chiamiamolo Dio, chiamiamolo la creazione, chiamiamolo l'uno. Però qui è dove tutto si forma per poi entrare nella vita. In realtà questa candela rappresenta il principio maschile e quindi lo troviamo spostato sulla destra. Di qua invece abbiamo una rappresentazione del principio femminile, quindi della madre divina. Da qui parte la vita. Quindi dalla madre divina, per trasmissione, la vita nel suo mistero passa di generazione in generazione fino ad arrivare a noi. Non mi era possibile avere così tante matriosche da mettere qui per indicare tutte i vari milioni di generazioni di femminile che vi hanno preceduto. Allora, siccome nelle costellazioni si lavora fino al quarto, quinto livello, io ho messo qua 5 rappresentanti. Quindi qui abbiamo, ditemi se vedete innanzitutto, c'è tutto, perché qui c'è la vostra trisavola. Qui c'è la vostra bisnonna, qui c'è la vostra nonna, qui c'è la vostra mamma e qui ci siete voi. Quindi qui viene rappresentato, a partire dalla madre divina, quindi dal principio cosmico divino, quello che è il vostro lignaggio femminile materno. L'archetipo che parte da qua viene trasmesso dalle donne che vi hanno anticipato, che vi hanno preceduto, sino a voi. E voi siete qui. Io adesso però mi devo spostare. E voi siete qui davanti al vostro destino. Io ho trovato questa pianta, questa orchidea che rappresenta proprio l'abbondanza, l'essere rigogliosi. Quindi qui c'è tutto, a livello simbolico c'è tutta l'abbondanza, la ricchezza, la realizzazione, il successo che voi potete incontrare nella vita. Siete davanti al vostro destino, ma non riuscite ad abbracciarlo. Perché magari vivete una malattia, perché magari avete difficoltà nella relazione di coppia, perché magari avete dei fallimenti nella situazione professionale, perché magari non riuscite a mettere al mondo dei figli. Quindi il destino è qua, con tutto il suo potenziale, con tutta la sua ricchezza, a braccia aperte, vi aspetta e voi siete bloccate. Qual è il movimento di guarigione?
qual è quel movimento che sblocca tutto questo? Come faccio io e voi, quindi qua, ad andare verso il mio destino, a prenderlo pienamente? Devo fare questo. Cioè devo girarmi verso tutte le donne che mi hanno preceduto, verso tutte le generazioni, le famose cinque generazioni, quattro generazioni, e onorarle. Come, scusa? Lignaggio femminile materno, sì, principio femminile divino materno, perché questo è l'archetipo e questo archetipo viene trasmesso. Quindi mi giro ad onorarle. Che cosa significa? Significa che vado a vedere quali sono stati i loro destini, ma non per farmene carico, ma semplicemente per riconoscerli, per onorarli e per lasciarli andare. Quando riesco a fare questo, quindi integro quello che è stata la storia di mia madre e di tutte le mie antenate, allora io permetto a questa energia del sacro femminile di tornare a me. Ma il movimento è questo. E nel momento stesso in cui io comincio a lavorare, man mano che comincio a lavorare, che cosa succede? Succede che le cose succedono. Scusate il gioco di parole. Ma comincio a sbloccare. Allora, una volta che ho fatto tutto questo lavoro, io posso girarmi verso il mio destino, sostenuta da questa energia, e abbracciarlo. Questa è una cosa che mette molto paura, perché uno dice: caspita, devo andare a guardare la storia di mia madre e la storia di mia della bisnonna, quanto ci metterò, ecco. In realtà questo è il mentale, ma noi sappiamo già che cominciando ad aprire il movimento, tutto il campo comincia a rispondere. Quindi l'importante è fare un primo passo perché questo movimento circolare avvenga. Non ce n'è. Noi non riusciamo a dare forma a quello che ci aspetta fino a quando non abbiamo fatto questo lavoro. E qui possiamo fare degli esempi, perché ve li ho messe così proprio per darvi l'idea della successione, ma anche delle interruzioni. Allora, qui abbiamo la trisavola, qui sono delle generazioni relative alla guerra. Allora, possiamo immaginare che la nostra trisavola, per esempio, ha subito un abuso sessuale. Si sposa, trova un uomo, si sposa, fa una figlia o fa più figli, o fa più figli. Però che cosa succede? Che a livello cellulare alla figlia trasmette un senso magari di rabbia e rancore non dichiarato nei confronti dell'uomo, del maschile. E quindi questa figlia magari si sposa, ma vivrà la sessualità in una maniera molto casta, cioè avrà delle difficoltà a vivere, per esempio, la sua sessualità proprio per quello che è successo. Magari non lo sa, anzi, spessissimo non si sa il motivo, però si vivono queste reazioni. E poi questa bisnonna darà alla luce alla vostra nonna, alla nonna vostra, alla nonna, e che cosa potrebbe succedere? Che questa nonna potrebbe avere delle problematiche a livello fisico, a livello ginecologico, quindi avere problemi agli ovai, all'utero. Ok. Però mettiamo che questa donna riesca a mettere al mondo dei figli e qui c'è la vostra mamma, la mamma potrà avere tutta una serie di altre sintomatologie. Qua faccio un altro esempio, naturalmente è un esempio per farvi comprendere. Siccome c'è stato un abuso sessuale, quindi c'è una vittima e un carnefice, per esempio avremmo un caso di schizofrenia, perché molto spesso le due energie vanno per il retimento verso una sola persona, la quale è chiamata dal campo familiare a risolvere questa situazione. Allora capite che questa vicinanza può cominciare, eccola, o meglio, questa successione può diventare una cosa di questo tipo. Voi siete là, cercate forza, cercate il sostegno della vostra energia e non c'è perché qua è successo qualcosa.
Allora, il lavoro che noi andremo a fare attraverso questo percorso è proprio questo. Cioè, adesso le rimetto, scusate, ma questa luce che è proprio questo. Procedere nell'andare a vedere in profondità di portare la guarigione, di portare la guarigione su tutto il campo, su tutto il lignaggio femminile, materno. Il percorso ha degli incontri che sono pratici, dove voi lavorerete, e invece degli incontri che sono teorici. Negli incontri pratici, per esempio, il primo incontro sarà proprio il movimento verso la madre. Ellinger dice, il successo nella vita ha il volto della madre. Quindi pensate, la ricchezza, l'abbondanza, la coppia, la casa, le relazioni dipendono tutte dalla qualità del rapporto che noi abbiamo avuto con nostra madre. Quindi il primo incontro sarà dedicato a quello che è il movimento canonico di avvicinamento verso la madre. Da lì poi invece procederemo a andare a vedere e a lavorare su quello che è il vostro lignaggio materno. Quindi faremo un lavoro, adesso non entro nel particolare, però faremo il lavoro da qui a qui. Cioè andremo a vedere che cosa è successo, dove è stato il blocco, se c'è stato un blocco, se ci sono stati più blocchi. Lo dovete pensare sempre in termini di rilascio di energia. Man mano che voi procederete nel rilasciare, tutta questa energia tornerà a voi in forma di sostegno, in forma di potenziale nuovo. Un altro incontro invece sarà dedicato al lavoro specifico di guarigione sulle memorie cellulari. Quindi faremo un cerchio di guarigione per lavorare sulle memorie degli organi prettamente femminili, utero, ovaie e seno, che sono gli organi dove noi andiamo a somatizzare comunque tutti i traumi nostri e quelli che abbiamo ovviamente ereditato. L'ultimo incontro di tipo pratico, attivo, dove voi siete chiamate, poi in realtà, come dicevo prima con Olivia, non esiste il fanno gli altri, se siete in un gruppo si lavora tutte insieme. E quindi è un campo di risonanza molto, molto forte, molto, molto importante. L'ultimo incontro di questi attivi invece sarà proprio un cerchio di costellazioni. Quindi è evidente che il lavoro che voi farete man mano smuoverà delle cose. E allora avrete l'opportunità di portare una tematica relativa al femminile o su quello che si è smosso durante il lavoro, proprio per poter rilasciare anche quello. Ci sono domande? Tutto chiaro? Una domanda. Può essere che tu hai messo la sequenza proprio mamma, donna, bisnonna, può Sì. essere che un essere si faccia carico in un'incarnazione di una problematica proprio di un antenato molto lontano, che non sia così Certo, vicino, che non ne sia consapevole ma che sia il primo? sì. Allora, l'altro giorno avevo in sessione individuale una persona per una mappa e a un certo punto stavamo facendo appunto la consultazione e mi ha detto: ma perché proprio io? Cioè, con tutti quelli della mia famiglia, ma perché io mi sono fatta carico di questo? È un'intelligenza più grande, è l'anima che sa che si incarna in quella famiglia, che sa che ha l'opportunità di andare a vedere quella tematica, ma perché nell'incarnazione l'anima si incarna nella famiglia orizzontalmente, quindi sceglie la famiglia con le tematiche giuste per la propria evoluzione. Okay? Quindi è un incrocio magico. Allora sì, certo, nelle costellazioni si parla di irretimenti, cioè qua è successo qualcosa, forse, ma chi può essere irretito nel destino di questa trisavola? Magari è la mamma, che si comporta esattamente come lei. Non lo sappiamo. Ci sono tutta una serie di varianti, variabili. Studiare il genogramma è una cosa veramente bellissima perché si vedono tutti gli incroci, le date che tornano, i secondogeniti che sono collegati ai secondogeniti, terzogeniti, i destini che tornano. Quindi, sì, assolutamente. Conoscere davvero le tematiche del cammino.
Non importa, perché il lavoro, tu sei nuova per quello che, quando si lavora con le costellazioni, si lavora attraverso il campo morfogenetico, cioè tu non esisti come singolo individuo, esisti come appartenente al tuo campo familiare, perché dentro di te, dentro il tuo corpo fisico e tutto il resto, ci sono tutte le memorie di chi ti ha preceduto. Parliamo del maschile e del femminile. Quindi, quando si inizia un lavoro di costellazioni, il campo si apre e non sarebbe altrimenti possibile che una persona che non ti conosce cominci a comportarsi come qualcuno della tua famiglia. Entra nel campo, sente, si fa attraversare dal movimento e quindi succede. Non si lavora su figli che sono stati adottati, su padri assenti, su persone defunte. Le costellazioni da questo punto di vista sono veramente ad ampio spettro, soprattutto quelle spirituali, perché il campo non è più quello familiare, ma diventa quello spirituale e allora lì ci sono tutta una serie di forze e di intelligenze che si muovono. Ho risposto? Ok. Poi il lockdown mi ha fatto lavorare, mi sono detta, ma manca qualcosa, manca qualcosa. Allora ho arricchito, ecco perché dicevo siete fortunate in questa sfortuna del rimando, però siete fortunate, perché ho pensato di arricchire questi incontri attivi con delle, tra virgolette, lezioni. Sono tre lezioni dove noi approfondiremo in generale quella che è la storia del sacro femminile. Allora, il primo incontro è un incontro discorsivo, introduttivo, perché andremo a vedere innanzitutto qual è la qualità sottile della donna, cioè qual è la differenza tra un uomo e una donna. Certo che lo vediamo, ma c'è un funzionamento anche completamente differente a livello sottile. Parleremo e andremo a vedere l'importanza del ciclo mestruale per noi donne. E poi ci apriremo anche a quella che è la sacralità del sangue per noi donne. Quindi ci sarà veramente una presa di coscienza, soprattutto per chi qui ha delle figlie, la comprensione di qualcosa che per noi comincia a diventare, anzi è diventato tabù, no? Quando si parla di un ciclo mestruale, oddio, non le voglio avere, i dolori, eccetera. In realtà, nella storia del femminile, il ciclo mestruale ha un senso, è molto profondo, è molto sacro. E poi vi suggerirò degli strumenti e delle conoscenze per nutrire il vostro femminile. Quindi, indipendentemente da questo percorso, che cosa potete fare per andare proprio all'origine? E quindi vedremo l'importanza dell'astrologia, della conoscenza lunare, della danza o magari anche dell'espressione artistica, giusto per, e del lavoro sui sogni. Quindi diventeremo un po' sciamane, andremo a contattare un po' la nostra parte sciamanica, un po' la nostra parte di contatto con gli elementi. Invece le altre due lezioni sono dedicate alla storia del sacro femminile nella tradizione egizio-essena. Ma perché? Perché nella mia formazione, nel mio lignaggio, io sono molto vicina a queste tradizioni. E quindi cominceremo dalla cultura egizia, andando a vedere come la madre divina si è espressa attraverso la figura e la forma di Iside. Quindi parleremo anche delle scuole misteriche dedicate ad Iside in Egitto e tutto quello che succedeva. Quindi come la donna in quella cultura veniva onorata con dignità per la sua autorità. Da lì poi invece passeremo a quello che è il cattolicesimo, scusate, il cristianesimo primitivo, cioè invece ci spostiamo nell'ambito esseno. Quindi invece andremo a vedere le Miriam e le Marie, cioè le sacerdotesse essene. Come lavoravano all'interno della società, che importanza avevano, che ruoli svolgevano. E qui ci sarà un excursus un po' più profondo verso i Vangeli apocrifi, cioè andremo a vedere attraverso la Pistis Sophia quello che è il vero
senso, il vero valore della donna, cioè colei che porta la conoscenza, colei che fa da guida al maschile. Quindi vedremo come ce l'hanno raccontata nei Vangeli tradizionali e come invece le cose sono andate realmente. Questo E quante ne hanno fatte fuori? Perché non so se ci avete fatto caso, ma ultimamente ci sono un sacco di corsi dedicati al femminile. Ho visto anche un inserto del Corriere della Sera che parla di rigenerazione, un titolo tipo rigenerazione, ma è qualcosa di dedicato al femminile. Poi c'è una mostra tipo delle donne, rigenerazioni. Ho visto una mostra qui a Milano, prima, virgola, donna, o donna, virgola, prima. Allora, perché? Ma certo, infatti, vi siete chieste perché? È questo, è proprio questo. Cioè, il senso di questo percorso è proprio aiutarvi a ritornare a quello che voi siete, a quello che noi siamo, perché questo è un momento topico per noi donne. Tutto quello che noi vediamo là fuori come distonico non possiamo affrontarlo attraverso la lotta, attraverso il adesso cambio il mondo. La trasformazione passa attraverso noi, attraverso la nostra trasformazione interiore. E che cosa è successo? È successo che a un certo punto noi ci siamo dimenticati di quello che è il nostro potere. In realtà quando uno pensa al sacro femminile pensa a qualcosa che sta su un altro piano, no? Sacro, c'è proprio questa idiosincrasia nei confronti di questo termine, ma questa sacralità è dentro di noi. Cioè sono soltanto le donne che trasmettono la vita, ecco la sacralità. Quindi è un ritorno a noi stesse nella nostra sacralità e se noi non facciamo questo continueranno là fuori a imporre la polarizzazione del maschile. Quindi non si tratta di combattere il maschile, non è questo. Quello che verso cui tendiamo è proprio riprenderci quello che è nostro in termini proprio di essenza, di conoscenza, e così poterci mettere al fianco del maschile, come sempre è stato prima che succedesse quello di cui accennavo Olivia, no? Che a un certo punto siamo diventate tutte streghe, siamo diventate tutte donne da mettere in prigione, da sottomettere, da far stare zitte. Però questo ha creato proprio un disequilibrio, una polarizzazione, cioè il modello maschile ha avuto molta più importanza con le sue caratteristiche, quindi con la razionalità, con il controllo, e quelle sono le caratteristiche del maschile. Ma senza il femminile è questo. Quindi noi abbiamo bisogno di lavorare su di noi per riprenderci qualcosa che noi abbiamo già dentro. Non è fuori, è dentro di noi. Per creare questo. Perché altrimenti l'evoluzione non va avanti. C'è bisogno di cooperazione tra noi e il maschile. Ecco, quindi questa abbondanza di corsi. Poi ci sono i corsi dove le donne vanno a ballare nel mezzo ai boschi, sono bellissime, dove si dipingono i corpi. È un altro genere, non esiste giusto o sbagliato, è un altro modo di vivere l'aspetto del femminile. Io porto questo, quindi propongo questo perché è un percorso che è spirituale, che mi riguarda. E però qui c'è dentro anche tutta la mia storia di donna, quindi non crediate che io questo non l'abbia fatto e continuo a farlo. Ellinger a 83 anni, prima di morire, ha fatto un movimento verso il padre, si è commosso ancora. Il padre delle costellazioni, dopo tutti gli anni dedicati alle costellazioni, si è commosso. Questo per dirvi che non termina mai, termina nel momento stesso in cui noi pensiamo di essere arrivate da qualche parte, ma in realtà se lo guardiamo in termini evolutivi, tutto quello che bruciamo qua non ce lo portiamo nella prossima vita. Sarebbe bello
poi, qua c'è una figlia. Ok, allora, io non ho figli, ho un altro tipo di figli, ma questa mamma, qua quante mamme ci sono qua? Ok, benissimo. Allora, mettiamo qua questa figlia. Quindi, se voi lavorate facendo questo, aiutate anche lei, lui. È innegabile. Se mi portano un bambino o un adolescente, certo lavoro sul bambino, lavoro sull'adolescente, ma poi chiedo ai genitori di lavorare su loro stessi, perché altrimenti non funziona. Quindi svelato il mistero del sacro femminile, non è niente di così altisonante o che sta da un'altra parte, è dentro di noi. E questo lavoro attraverso la forma, appunto, la Madre Divina, attraverso Iside, attraverso Maria, Miriam di Magdala, sono proprio tutte manifestazioni dello stesso principio, solo che a seconda delle diverse culture e a seconda delle diverse frequenze ci sono state delle caratteristiche. Per esempio, Iside è l'iniziatrice, ecco perché le scuole misteriche, vedremo le scuole di Horus, dell'occhio di Horus, l'occhio sinistro di Horus. E invece le Miriam e le Marie in realtà non erano dei nomi propri, erano delle connotazioni per le sacerdotesse, a seconda dei livelli, così come i Mosè rappresentavano i capigruppo o comunque coloro che guidavano gli uomini. Io ho detto tutto. Ci sono domande? Sì, se bevo un po' di acqua non ci sono problemi? Benissimo. Nelle nostre cellule c'è anche comunque una componente maschile. Certo, certo. Quindi con questo lavoro riequilibreremo anche quella maschile. Allora, in realtà no. No. Nel senso che non è così automatico, o meglio, questo è il lavoro su quella che è la tua essenza, ma se tu porti, cioè arrivi in equilibrio, hai lavorato sulla tua essenza femminile, avviene una trasformazione anche del maschile, però non te lo posso assicurare scritto nero su bianco, eh. Perché magari potrebbero esserci delle altre tematiche. Sì, no, pensavo. Almeno per quel che mi riguarda, sì. Secondo me ci sono stati dei passaggi anche nella dimensione maschile. Nella tua del tuo o esterno? No, nella mia. Se sì. Nelle vite precedenti ci sono state anche delle incarnazioni maschili. Ah, certo. Per cui, siccome la fonte primaria lì è il femminile, sì. Questo lavoro comunque armonizzerà di necessità anche la parte maschile. Ho capito adesso, è un po' più complessa la domanda allora che mi hai fatto. Allora, certo che tutte noi abbiamo avuto incarnazioni maschili e magari siamo anche anime antiche e magari siamo anche all'ultima incarnazione, non lo sappiamo. Però cosa vuole che in questa incarnazione siamo donne? Cioè siamo qui in un momento storico difficilissimo e siamo donne. Ecco il senso. Non sei un guerriero in questa vita, sei colei che riconoscendo il proprio femminile aiuta il maschile dentro di te perché si riequilibra. E poi il maschile fuori, nella coppia, fuori, eccetera. Ma lo dovete proprio pensare in una visione macro, cosa sta succedendo là fuori? Ha funzionato questo mondo impostato solo sulla polarizzazione maschile? Non ha funzionato. Neanche la, diciamo, la reazione che era assolutamente normale, aggressiva, femminile per la propria, certo, riconoscimento. Sono d'accordo. A livello di consapevolezza di origine sei molto più forte, meno aggressiva. Assolutamente. Infatti io non ho parlato di partiamo adesso, ci vestiamo tutte tipo Rambo, non è questo.
Questo è perché le qualità del femminile non sono quelle. Quella è stata una reazione. Dopo tanto tempo di soppressione, a un certo punto è scoppiato tutto. L'abbiamo visto quest'estate. 3 mesi chiusa in casa, sulle spiagge italiane c'era di tutto. Ok? E qua invece il lavoro è proprio è un lavoro profondo sulle qualità del femminile. Quali sono le qualità del femminile? La ricettività, la sensibilità, l'accoglienza, la compassione, l'altruismo. Capite che sono principi e movimenti energetici completamente differenti? Riuscite a vedere la differenza tra questo modo, cioè questo modo di cui noi siamo capaci, e invece quello che ci stanno proponendo là fuori? Cosa intendi per ricettività? Scusa? Cosa intendi per ricettività? In senso... Te lo faccio con l'esempio della luna. In senso... La luna. Pensa alla luna come astro. La luna è illuminata dal sole. La ricettività è stare lì, nell'apparente non azione, ma in realtà tu nella tua presenza, con la tua consapevolezza, crei un campo energetico che riesce a trasformare l'atmosfera, casa tua, nel tuo posto di lavoro. La ricettività è proprio la luna, l'esempio della luna come astro. Domande? No, va bene. Ma tu ci parlerai anche, perché avevo capito che tu mi credevo che tu ci parlassi anche dei luoghi, perché tu hai fatto tutto un percorso, no, proprio geografico, sei andata a visitare i vari luoghi dove è stato importante, diciamo. Allora, credo che... No, allora... Ne parlerò, per esempio, quando parleremo di Isi, delle scuole misteriche, citerò dei templi che in Egitto che io ho visitato, magari vedremo anche delle foto, oppure quando parleremo di Miriam di Magdala ne accennerò, però questo non è il contesto proprio del parlare dei viaggi legati al femminile. Sono tanti, quindi... Li ho fatti. Qualcuno li ha visti anche su Facebook. Sì. Però no, questo no. Là dove serve, sì. Sì. Allora, sono 6. Poi ne ho lasciato un 7° di... Così, come si dice? Di recap. Cioè per vedere un attimo come avete... di chiusura, come avete vissuto il lavoro, se c'è qualcosa che si muove e volete approfondire, gli effetti anche, gli effetti, perché la ricettività, tu lavori, ma tutto questo lavoro poi si propaga attorno a te, con le persone con cui vivi, nei contesti in cui stai, quindi non è soltanto per te. Vi ho zittite tutte, deve essere la scuola misterica che vi ha... Tantissima no. No! No, non è tantissima. Sì. Era detto da qualche parte, che si parlava della donna, che fino adesso, io su questo sono completamente d'accordo, che la sua individualità, la sua specialità, la sua specificità di essere donna, in fondo, negli ultimi tempi, non c'è mai stata, cioè nel senso c'è la copia dell'imitazione maschile oppure il maschile che dà un'immagine di come deve essere la donna che è la nostra idea, ma in realtà questa propria specificità, la propria individualità nell'essere femminile è sbiadita, è completamente sbiadita. Quindi quando io ho una grossa parte maschile, mi interessa di più perché quando parlano di comprensione, di dolcezza, di accoglienza, è qualcosa che faccio fatica.
gestita. Quindi mi rendo conto che molto del genere mi serve parecchio, cioè, nel senso che per andare a bilanciare. Allora, ti ringrazio di questa osservazione, perché non sto dicendo che le qualità maschili sono negative. Il maschile ci serve, cioè il maschile introiettato dentro di noi è la spinta che ci porta nel mondo, e se io sono qui stasera è perché sto mettendo anche in gioco il mio maschile, cioè mi sto mostrando, ho preso un'iniziativa, viaggio, quindi questi sono tutti aspetti del maschile. Quello di cui io sto parlando è invece arrivare a un equilibrio interiore. Ma questo equilibrio è un po' più difficile per noi, che a un certo punto ci hanno fatto il lavaggio del cervello dicendo: non valete niente, valgono soltanto gli uomini, scordatevi che eravate guaritrici, eravate erboriste, levatrici, eccetera. Non esiste niente, esiste soltanto il maschio. Vedremo le frasi all'interno dei Vangeli di come San Paolo si rivolge alle donne dicendo: devono stare zitte, non possono venire alle riunioni. Lì, Vangeli apocrifi, benvenuta la donna che ci illumina. Adesso sto mettendo un po' così in soldoni. Quindi il lavoro è proprio uno scavo. Io ho usato un termine: ricordare, portare al cuore, quindi entrare in quell'essenza che è dentro di te, ma per andare a equilibrare quel forza, determinazione che hai introiettato perché ti è stato passato un modello maschile. Ma tu sei dolce, perché la tua natura è dolce. Tu sei compassionevole, perché è la tua natura. Non te lo ricordi. Non è che usciremo da qui tutte angiolette, eh? Cioè tutte così. Non è questo il concetto. È l'equilibrio. L'equilibrio. E vi faccio un esempio. Quando succede qualcosa di... voi vedete gli uomini in televisione? Sì, li vedete gli uomini in televisione, cioè uno parla, l'altro gli parla sopra, poi l'altro lo insulta, poi così. E se voi fate caso, le donne che sono in televisione molto spesso passano da, la velina, oppure ci sono queste donne molto maschili che fanno esattamente le stesse cose. È questo, cioè noi abbiamo preso un modello e pensiamo che quello è nostro. In realtà non è così, non è così. Quindi ci servono entrambi, maschile e femminile, equilibrati, perché altrimenti io non l'avrei messo. Gli avrei potuto far vedere un movimento soltanto sul femminile, sul lignaggio femminile, e l'uomo? Invece nell'ermetismo si parla dei due principi, il maschile e il femminile, così in alto, così in basso, quindi qua siamo nelle alte sfere della creazione, là. Avrei potuto mettervi tutti gli uomini, certo, ma non li avevo. Avevo i Playmobil. No, non li ho mai visti i Matrioschi. Ecco, e quindi. Però mi sono divertita, cioè ho trovato più carino questo lavoro con le Matriosche. Non la potevo illuminare. Ho cercato un simbolo, ho trovato questa struttura, sono loro due insieme. Sono loro due insieme, se volete metto la candela al centro e i due... No, sole, luna, recettività, l'insieme e da lì. Domande, vi ho scioccata? Vi scioccate? Sì? Prelezioni? È forte? È no, forte? È molto, molto ricco, e l'ho trovato molto buono. Ah, bene allora. La sento molto. Bene allora, bene. Completa. Te l'ho detto che sì, ho lavorato... Ma infatti, sì, su tanti livelli. Allora, grazie di questa osservazione. Quando noi lavoreremo... facendo i movimenti, che sono i movimenti basici di costellazioni, facendo costellazioni spirituali, il campo sarà sempre riferito alla madre divina.
È chiaro questo principio, cioè noi non lavoreremo soltanto sul femminile incarnato. Siccome vi ho mostrato questa circolarità, quindi ci sarà un'apertura al principio. Poi ciascuna di noi può riconoscere un femminile, un divino femminile incarnato. Per qualcuno è Amma, per me è Madre Mira, oppure non so, c'è Kuan Yin, Durga. A seconda di quello che risuona dentro di voi, voi troverete la quintessenza del femminile incarnato in una figura. Hilda Charlton, per esempio. Autrice degna ai santi, anche se non è più incarnato, ma lei era Amalla, un'altra forma del quindi io vi parlerò della tradizione egizia Sena perché è quella che conosco, è quella dove che mi risuona, è quella che sento mia. Però visto che Iside è la madre creatrice e l'iniziatrice, visto che Maria e Miriam sono comunque nella nostra tradizione spirituale, non sto parlando di cattolicesimo, sto parlando di radice spirituale. E scopriremo anche che tutta la tradizione egizia è traslata fino agli Esseni, quindi fino a quello che è il cristianesimo delle origini. Quindi è la stessa radice in pratica. Il cristianesimo, cioè San Paolo, che citavi prima, che poi è quello che ha messo in piedi, no? Il cattolicesimo così come lo conosciamo noi, e comunque non sono stati in grado di eliminare il femminile, perché hanno dovuto ripristinare il culto della Madonna, ovviamente, no? Ma come l'hanno ripristinato? Sì. Però è forte. Certo, è forte. L'elemento femminile è forte, però per esempio la Maddalena l'hanno additata. No, non l'hanno eliminata, l'hanno additata come una peccatrice. E vedremo che cosa c'è dietro questo. Perché c'è questa paura? Cioè, secondo me, perché si ha paura così tanto delle donne? Penso anche adesso al mondo arabo. Perché bisogna coprire? Perché c'è questa quasi paura dell'erotismo, no? Perché? Perché gli uomini ci spengono? È l'uomo che non riconosce le proprie limiti, le proprie tentazioni, le proprie pulsioni. È una maniera, secondo me, di tenere impegnata la moglie e la donna. Così le donne pensano essere pure caste e non mettono il loro potere. Siamo Io la vedo in un'altra maniera. Quando una persona è consapevole, ma lo vediamo anche tra noi donne, la competizione, la competitività. Se una donna ha successo, io non sono competitiva, ma io gioisco per lei, perché la riconosco nel suo fare, che sta facendo qualcosa per migliorare. Aspetta, fammi finire. Quindi, se c'è qualcuno che brilla più di me, io sono nella gioia, perché lo vedo come un movimento. Se non c'è questa consapevolezza, succede invece un'altra cosa. Succede che se ti sento più consapevole di me, quindi più forte, io ho due chance, due opzioni. O ti esalto, o ti sopprimo. Quindi, siccome noi donne, questo non vi è arrivato, noi siamo sacre per natura, il mistero della vita non l'ha ancora scoperto nessuno, ma siamo noi che diamo alla vita. Cioè l'anima si incarna attraverso il nostro corpo, non è il mio caso in questa vita, però l'anima del bambino e della bambina si incarna attraverso il nostro corpo e cresce per 9 mesi dentro di noi. Questo non ce l'ha l'uomo, ma capite la differenza del potere che noi abbiamo? Io credo che sia per quella in realtà. Certo. Ma tra l'altro credo, certo, che non ci sia risposta, perché si sta a fare, certo, lo fa e non lo fa.
quando c'è stata questa situazione? No, allora, in realtà è che se si va indietro, io ho fatto un bellissimo viaggio a Malta. A Malta ci sono dei siti megalitici dedicati alla Grande Madre, sono a forma di utero. Guardandoli dall'alto si vedono, sono a forma di utero. Quindi erano luoghi dedicati proprio al femminile, cioè nel senso che si viveva, entrando dentro, tutto il processo del concepimento. Erano dei luoghi di guarigione bellissimi, molto forti. Allora, noi abbiamo le tracce del potere del femminile, noi abbiamo le tracce che le donne avevano un riconoscimento, erano onorate, ma certo, ma anche nella cultura inca, nella cultura maya, potremmo fare tutta una serie di Iside, nella cultura egizia le donne avevano una grande importanza. Quello che è successo, e non voglio anticiparmi molto del corso, è proprio arrivato con la Chiesa Cattolica. È stato lì perché Maria Maddalena aveva la conoscenza, la gnosi, era la Sofia, lo vedremo nella Pistis Sofia, la conoscenza, cioè la guida. E il maestro Gesù glielo riconosceva questo, ma siccome lì c'era una competizione di 12 maschi, 12, a un certo punto hanno detto: questa ci toglie la sedia da sotto. Sedere, si può dire, da sotto il sedere. E quindi hanno cominciato. Lei è diventata peccatrice e da lì tutta una regolamentazione. Ecco la polarizzazione di cui parlavo prima, cioè soltanto il maschile. Ma il maschile l'ha fatto perché aveva paura. Ma lo vedete ancora, la paura degli uomini a partecipare ai corsi? Oddio, va alle costellazioni. Oh, cos'è? Cioè sono pochi gli uomini che si avvicinano e lasciano il loro controllo razionale per entrare in qualcosa che riguarda il loro sentire. Come? A malapena, a fatica, riescono ad andare in terapia. Che è la parte razionale però. Quindi è stato quello, la paura dei nostri doni. Solo quello, paura dei doni. Chiediti perché, ti sei data la risposta? Allora, nelle culture arcaiche c'era il matriarcato, cioè il potere era nelle mani delle donne. Nella cultura Hopi è ancora così, le donne decidono tutto. Se un giorno si alzano e non vogliono più il marito, gli mettono il paio di mocassini fuori dalla casa e lui zitto e muto. Senza arrivare a quegli eccessi, cultura Hopi in Arizona. Allora, voi dovete immaginarvi che le culture arcaiche avevano un matriarcato, cioè le donne avevano una loro importanza. Svolgevano dei ruoli, erano insegnanti, le abbiamo visto, sacerdotesse, iniziatrici, quindi detenevano la conoscenza. Detenevano la conoscenza. Come si fa a rendere meno forti? Come si fa a rendere meno forte un gruppo? Nel senso, ma anche la compensazione, la zizzania. Ed è quello che vediamo adesso noi nella vita di tutti i giorni. Come stanno cercando di tenerci lontani per renderci meno forti? Creando il distanziamento. E tu ti senti sempre meno forte. Allora, se tu cresci in un contesto dove hai la mamma cuna, come nella cultura inca, cioè la donna anziana da cui vai, che ti insegna tutti i segreti della vita, il tuo femminile si fortifica, tu cresci in quell'energia. Ma se invece cresci in una famiglia dove c'è un padre padrone,
dove i figli maschi hanno più importanza di te e tu sei relegata in un angolo, è evidente che il tuo modello diventa il maschio più forte. E sviluppi quella competitività che impari dai maschi e la porti nel gruppo femminile, nel contesto femminile. Chiaro? Pensa che cosa ci hanno fatto, cioè pensa che cosa è successo. Arriva. Lei che diceva mondo arabo, sono coperto, eccetera, eccetera, in teoria sono molto più competitivi degli altri. Questo non lo so perché non lo conosco così approfonditamente. In realtà, alcune sono più unite, altre sono totalmente inconsapevoli, quindi non lo so, bisognerebbe entrare nei loro harem. Vivono, bisogna entrare nei loro harem. Come nelle nostre culture contadine, secondo me c'era più le donne, erano più si aiutavano maggiormente, avevano più collaborazione. Secondo me con l'entrata della donna nel mondo del lavoro dopo la seconda guerra mondiale è proprio aumentata la competitività, perché in qualche modo abbiamo bisogno del riconoscimento maschile, no? Ci sentiamo sempre inferiori, sempre nelle competizioni, ma devo essere siamo usciti da casa. Ci sono i pro e i contro, nel senso che si può anche uscire di casa senza diventare un uomo. Ma noi dobbiamo registrare tutto questo, no? Questo è un pur parlé, dai. È già spento, vero? No. Bellissimo, tutti iscritti allora. vi ho convinte. È già iniziato. Vero? No, io direi che lasciamo tutto perché tutte queste cose verranno fuori comunque nel corso. No, adesso ti ascolto però. C'era una domanda. Certo. La cultura della donna, perché non erano centrali, erano uomini, nel senso che anche l'eroina, cioè la madre dei draghi, alla fine è tutto così. Sì, quindi, cioè, noi vi... No, la donna che si emancipa, la donna che dice, anche lei diceva, voglio portare la pace, voglio affrancare le altre donne dalla schiavitù, poi alla fine c'è stata portata con un uomo. Sì. Sia chiaro, non è che vi sto dicendo dobbiamo stare tutte in casa a fare il pane con i bigodini, non è che, ecco, sì. Con dagli orsoline, senza bigodini, certo. Per favore non uscite di qui dicendo, Dio Paola ci ha detto, quello che io vi sto trasmettendo è, c'è un processo che noi possiamo fare per ritornare a noi stesse, è quel ricordare, e questo ricordare passa attraverso chi è venuto prima di noi, cioè le donne che hanno portato per noi la vita, cioè che hanno portato la vita sino a noi. E poi, mentre faremo questo lavoro, adesso io non ho ben chiaro il programma, ma perché? Perché voglio vedere che gruppo si forma, perché ogni gruppo ha una qualità. Quindi è inutile che vi dica, inizieremo la prima lezione con, oppure il primo incontro sarà così. Bisognerà vedere anche come procede il gruppo. Quindi magari faremo un incontro attivo e un'altra lezione, o invece partiamo subito con tutto il lavoro attivo. Non lo so, questo non ve lo so anticipare. Quindi niente bigodini, niente babbucce a forma di orso, niente, è un'altra cosa e spero che vi sia arrivato. Quello che ci tenevo a dirvi è, sembra tanta roba, ma in realtà è un vissuto, Marzia. Cioè, quello che io ti dicevo del... è passato. Sì. Sì, ma io non potrei trasmettertelo se non l'avessi vissuto. Cioè, altrimenti sarebbe qualcosa che io ho letto e ti dico, ah sai, funziona così. In realtà io so cosa succede. So perché ci sono passata attraverso la malattia, sono passata attraverso tutta una serie di manifestazioni nel mio campo familiare, nel mio lignaggio. Ci sto ancora lavorando, ci sono tante tematiche. Quindi non ti sto passando qualcosa che non conosco ed è qualcosa di teorico.
però è quello che è quello che conosco ed è quello che poi ti riporta, ti porta a fare questo movimento. Qualcuno ha lavorato con me con le costellazioni del destino più grande, no? Quando si è davanti al destino manca l'aria, no? Perché all'improvviso tu vedi tutto quello che la vita ti offre, la bellezza, la ricchezza, la fai fatica ad abbracciarlo, perché è tanta roba. E infatti quando ho visto questa piccola orchidea ho detto, ma bellissima, perché rende, è rigogliosa, no? C'è tutto. Quindi poi si arriva lì, è una sensazione bellissima. Mi posso fare un commento? Sì, sull'orchidea? No, non sull'orchidea, non so quanti, infatti quelli che conosco hanno lavorato con te, però una cosa meravigliosa delle costellazioni dello spirito è veramente che se entri nel campo c'è un'energia, una potenza che non puoi, cioè quando tu lo esprimi a parole è quasi riduttivo, perché non è spiegabile, non lo comprendi con la mente, no. Lo comprendi proprio a livello cellulare e a livello energetico del cuore, cioè è difficile spiegarlo a parole. È difficile. Quindi, ti trovi di fronte al destino, quel famoso movimento da qui a lì dove c'è il destino, magari non ci spiega come lo fa. Sì, ma poi anche quando magari... No, in realtà quello che sta dicendo Livia è proprio questo, cioè il campo è più grande, il campo è più grande, quindi la guarigione, la visione, lo sguardo è più grande, la guarigione è più profonda, perché quando si lavora sul campo spirituale, allora la riorganizzazione non è soltanto a livello del campo familiare, ma ci sono tutta una serie di altre livelli. E quando si partecipa a una costellazione spirituale, soprattutto se non si è abituati, è un po' disorientante. La costellazione spirituale invece, chi entra nella costellazione spirituale sente proprio il movimento, non ce n'è. E poi compaiono le intelligenze spirituali, quindi guide, maestri, entità che magari rappresentano anche, non so, la forza, la giustizia. Quindi sì, è un altro tipo di lavoro, bellissimo però, bellissimo. E le costellazioni poi si fanno una volta, ma magari durano 10 anni, il movimento dura 10 anni, perché è talmente tanto profondo che dura 10 anni. Direi che vi abrasate, io ho esordito dicendo non vi passo i concetti, entriamo nel lavoro. Se vi sentite stanche è perché siete entrate in risonanza, ci sta, bisnonna, no, trisavola, bisnonna, nonna, mamma, quindi... ci sta. Per qualcuna è stato magari vedere tipo la televisione, per qualcun altro invece è stato proprio entrare nel campo. Vi ricordo, lo dicevo prima con lei, una costellazione può essere anche una frase. Io ho ricevuto una costellazione stando seduta con un insegnante che mi ha detto una parolina. Io ho cominciato tutto a sentire il movimento. Scendeva, poi ritornava su, tutta una cosa così. E non ho realizzato, dopo un mese ho scritto a questo insegnante, ma certo, ma può essere anche uno sguardo, quindi prendete tutto quello che c'è da prendere. Grazie.